Primo giorno di Garda Bike Festival. Smontiamo le bici. Così me la devi mettere a lavoro, la metto a camminare con le persone. Ok, adesso può iniziare bene la giornata di oggi, che sarà molto lunga. Eccoci finalmente all'interno dello festival. Andiamo a vedere le novità principali. Qui possiamo vedere la Hill in edizione limitata, che uscirà verso luglio-agosto di quest'anno. Un'età molto interessante e rivoluzionata rispetto alla vecchia AM, che era leggermente un po' più costosa. La Hill in carbonio in questo caso, che è una trail enduro con escursione da 140 e 130 posteriore. In un'edizione limitata c'è sempre qualche componente che è diverso. Troviamo le ruote che sono in carbonio rispetto all'edizione che ci sarà classica, che ha delle ruote in alluminio. Poi con le ruote cambiano principalmente le sospensioni. Abbiamo il meglio che ci può offrire il RockShox, ovvero la RockShox Pike all'anteriore. Posteriormente c'è una sempre RockShox Deluxe Ultimate, il modello top di gamma che ci può offrire il RockShox. Molto comoda la regolazione alle alte, alle basse velocità che ci può offrire questa forcella, modello top di gamma di RockShox. Sarà poi interessante andarla a provare. Il cambio che monta è un classico SRAM GX a 12 velocità, che si potrà essere molto comodo quando andiamo a fare le salite prima di andare in discesa. Novità, nuova sella marchiata Rockrider. Sella 30 gradi con il foro centrale, che iniziamo a trovare su questi modelli Hill. Di base vengono date tutte con reggisella telescopica. Molto carina questa colorazione nera. Sapete tutti che a me piace molto il nero nelle biciclette, ma oltre a questa c'è anche molto bella l'edizione che poi troveremo sempre in catalogo, che è Blacky. In un color viola grigio, molto molto carino quando lo andiamo a vedere. Rispetto all'edizione limitata cambiano leggermente i componenti, come vi ho detto prima, quindi il cambio passiamo da GX all'NX. Le ruote non troviamo più un modello in carbonio, ma troviamo un modello in alluminio, che è tutto sommato in una bici da enduro male non fanno. Siamo sempre su un 140 un 130. Ci sarà poi durante la stagione anche l'arrivo di un nuovo modello. I pneumatici che vengono montati in questo caso sono dei Vittoria Martello da 2.4 e sembrano veramente interessanti come biciclette, e speriamo poi di riuscirle ad andare a testare più avanti. Oltre alle Hill, che sono la novità più interessanti, troviamo anche le nuove Explore elettriche. Sapete che non sono un tipo da elettrica, però male non fa vederle. Questo è il modello Explore migliore, elettrico. Grandi novità su queste biciclette, perché cambiano i motori. Sono dei motori Brose, dei motori Yamaha. Vengono montate tutti con dei copertoni Grip 500, modello migliore. Copertoni che ti fanno andare dappertutto, vanno molto bene in versione da 2.4. Scendendo poi abbiamo sempre l'Explore, in questo caso non abbiamo il reggisella telescopico, abbiamo un reggisella rigido, il modello più basico. Sarà venduto poi a 2.000 euro, 1.999 euro. Quando poi uscirà il video non saranno disponibili, perché saranno disponibili circa da giugno-luglio di quest'anno. Quando sarà l'ora vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione, in modo tale da non farvi madonnare per andarla a cercare. Novità importanti su tutta questa linea di bici sono i computerini. Troviamo dei computerini molto cambiati rispetto ai vecchi modelli, sono più nuovi, più belli da vedere, con più funzionalità. Ci sarà un'app dedicata per tutta questa linea, che ci consentirà di fare anche tante più modifiche, sia sull'assistenza e modifiche anche sul nostro stile di guida. Se noi vogliamo mettere un'assistenza maggiore nella velocità 1 lo potremo fare, stessa cosa per velocità 2 o 3, addirittura 4, oppure velocità automatica, che lei ci aiuta. Aspettino. Non so cosa stavo dicendo prima, ma abbiamo avuto un momento di afflusso e quindi ritorniamo noi. Abbiamo visto l'Explore pronta, adesso guardiamo il Full, perché è la novità più interessante di biciclette pronte. Già l'avevamo, però di Full non ne avevamo in questa linea. Quindi no, la marroncina attualmente non c'è, ma dopo andiamo a vedere. L'unità più interessante è questa. Come ho detto prima, il computerino è sempre lo stesso, con il suo programma apposito creato nuovo. Biciclette molto belle, escursione da 140 all'anteriore e al posteriore, che diventano quindi bici molto divertenti. I copertoni che hanno montato sono i Grip 500 come prima, quindi dei copertoni fatti per andare dappertutto. I dischi sono belli grandi, perché troviamo il 180-180.
sono leggermente sporche perché qui con la segatura che c'è per terra, purtroppo questo c'è. Cosa molto importante, tutta questa linea di Bici Explore per gli appassionati di biciclette elettriche, abbiamo la possibilità di andare a mettere un expander. Cosa vuol dire? Che con questo expander abbiamo la possibilità di aggiungere 300 watt ora, che male non è, perché possiamo andare a fare delle escursioni dove stiamo fuori anche tutto il giorno senza problemi a divertirci in sella a queste tutte. Dopo l'arancione abbiamo il modello base, che è quella azzurra. I modelli base, come abbiamo visto prima, montano un reggisella fisso, e il modello migliore poi monta il reggisella telescopico. Ma ora che le abbiamo viste tutte, cosa molto importante, prima di tutto mi bevo questo caffè, se no non arrivo a sera. Soprattutto perché questa sera è sabato e qui davanti nello stand del Trentino Garda ci sarà un party, quindi non bisogna perdere le forze, il caffettino. A tra poco. Madonna, quanti telecamere sono di me? Non è vero, non è possibile. Man, come è stato avere il pedale limitato? Troppi watt, dai. Piccolo test con le nuove Feel Art Explore. Questa location non male, devo dire. Devo solo stare in piedi. Catch the latest trend, I might double up my net worth. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, I know you know now. Anche la domenica inizia così. Non abbiamo ripreso, cosa è successo? Siamo direttamente alla fine della serata di domenica in sella, questa Explore 700S in salita, un pezzo bello pendente, stiamo salendo a 60 watt ma sta andando su da sola. Tanto vediamo qua dietro com'è la situazione con la muscolare. Com'è salire con la muscolare qua, Cri? Vabbè. Ovviamente l'elettrico da panno male non è. Purtroppo la salita non è molto tecnica, ma speriamo di trovare un qualcosa di un po' più serio per stressare queste bici, che comunque hanno un bel po' di escursione. 140 davanti e 130 posteriore, con un angolo sterzo bello aperto. Divertiamoci a scendere. Ora non ci aiuta, fa fatica. Eccoci. Con questa inquadratura dal parcheggio, il Garda Bike Festival finisce qui. Spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.